Sono state tre le lezioni sviluppate, rivolte soprattutto al mondo della scuola per sviluppare consapevolezza, conoscenza. Fra i relatori anche il professor Guido Arcangelo Medolla. E con lo scopo di avvicinare i più giovani, le quarte e quinte elementari in particolar modo, ma anche le scuole medie, a queste metodologie al fine di rendere i giovani più sereni, più sicuri di sé e soprattutto di ridurre quella conflittualità di cui tanto ci si lamenta nelle scuole, che poi termina in episodi come il bullismo, come l'insofferenza, l'intolleranza anche razziale di altro genere. Teresa Maggio è un'esperta di naturopatia e shiatsu che ha precisato quanto sia importante il relazionarsi. Chiara la voglia comune di crescere in una comunità che si prende cura dell'altro, in una comunità consapevole dei principi e dei valori rivolti ai bambini e all'amore per tutto ciò che è avvenire. È bellissima la partecipazione di gente che viene anche da lontano, da Valle del Diano, che addirittura vengono con i pullman, che sono loro. E io ringrazio tutti ed è un bellissimo momento di crescita collettiva e di scoperta sempre nuova anche per noi relatori. Soddisfatto Enzo Mandalone, organizzatore del primo corso di meditazione energetica trascendentale Scienza Umana che si concluderà il prossimo 9 giugno e che ha visto 150 adesioni, oltre 20 relatori che si alterneranno nel corso degli eventi che sono gratuiti ed aperti al pubblico. Siamo qui contro tutte le paure che in questo momento ci attanagliano, per trovare un momento di riflessione attraverso questo progetto Meditazione e Scienze Umane Integrali, per poter superare appunto le incertezze, riflettere, meditare. E provare a portare anche questo progetto nelle scuole.